Niente, volevo dire, vai, una domanda banale, se lo sport l'ha aiutata, vabbè, è insita la risposta, insomma, però a stare lontano da quelli che possono essere i rischi, mi riferisco ad alcol, a fumo, a droghe, insomma, voglio dire. Beh sì, sicuramente lo sport ti aiuta tantissimo in questo. Diciamo che io comunque avevo la fortuna di vivere in un contesto nel quale probabilmente non sarei capitata, diciamo, in certi ambiti, per fortuna, perché ho una famiglia che Molto sana. mi è sempre stata molto dietro, ho dei fratelli maggiori che mi hanno sempre dato degli ottimi consigli, però indubbiamente lo sport ti aiuta tantissimo perché ti dai degli obiettivi, poi se ti appassioni ovviamente vuoi raggiungere quegli obiettivi e ovviamente sai che per farlo devi mantenere un determinato stile di vita. E proprio l'adolescenza forse è il momento più rischioso in questo, perché gli amici magari ti potrebbero condizionare, magari cominci a frequentare i giri sbagliati, ma questo grande amore, la grande passione che hai nei confronti dello sport ti induce a dire no, grazie, preferisco andare in palestra, andarmi ad allenare. Poi ovviamente se hai la fortuna che in più arrivino anche i risultati, sei ulteriormente stimolato da questo, però è indubbio che lo sport ti tiene lontano da certe cose. Ecco, Se posso grazie, grazie aggiungere, Valeria. abbiamo anche degli studi scientifici che confermano questo. Noi sappiamo, in particolare studi norvegesi, che hanno dimostrato che l'inattività fisica, cioè il non fare sport, raddoppia il rischio di depressione, ma anche di bullismo, cioè le ragazze che diventano aggressive e anche violente verso le coetanee, aumenta il rischio di disturbi psicosomatici, vanno meno bene a scuola, spesso l'abbandonano, ossia il non praticare sport è associato a tutta una serie di indicatori di rischio nella vita personale, ma anche nel comportamento sociale. Grazie. Quindi veramente lo sport può essere l'elemento di realizzazione dei talenti migliori e ci aiuta a evitare le insidie che per tutti ci sono, chi più chi meno nell'adolescenza. Certamente avere una famiglia molto attenta aiuta a proteggerci, ma il praticare sport ci dà una sorta di talismano per proteggerci da soli e ci dà Grazie. quella capacità di autonomia di forza che è essenziale. Grazie, grazie professoressa Gradottin, grazie Margherita Gambassi. Al volo, professor Brodino, due domande in una. È possibile fare sport? Che tipo di sport in due momenti delicati della vita di una donna, in gravidanza e in menopausa? Certamente lo sport va fatto a tutte le età, in gravidanza, sempre sotto controllo medico e soprattutto nella menopausa. Oggi la donna arriva nella menopausa e ha un'attività, un'aspettativa di vita di oltre 35 anni. Quindi noi come Società Italiana di Ginecologia Ostetricia abbiamo coniato uno slogan: menopausa, meno male, proprio perché si apre una fase nuova della vita particolarmente importante. Nuoto, acquagym, camminata veloce e ballo. Andate nelle discoteche, nelle balere. Nelle vecchie Nelle balere. vecchie balere, dove esiste anche una possibilità di socializzare, un elemento molto Comunque, importante. Vedo Margherita che sorrideva perché Movimento. lei di ballo ne sa qualcosa. Ciao Margherita, buona giornata, in bocca al lupo, Ciao a allenati. tutti, Buongiorno. ciao. Grazie alla professoressa Graziottini, Buongiorno. grazie al dottor Mauro Boldrini, Grazie grazie. Un a voi. Grazie. argomento, ne avremmo parlato per ore, sicuramente importante.